Bentornati ragazzi, io sono Leo, questo è Ancestors e eccoci con il 22esimo episodio. Con 22 episodi abbiamo creato una bella truppa. Le nostre scimmie si sono evolute parecchio ragazzi. Abbiamo fatto due salti evolutivi che ci hanno portato a sviluppare il metabolismo e diciamo una sorta di intelligenza. Questo leone sono giorni che ci dà la caccia. Ho giocato pochissimo da solo, ragazzi. Tieni, applica. Perfetto. Nella nostra nuova forma possiamo andare a controllare il nostro stato emotivo. Se ci fate caso, in basso a sinistra, dove c'è l'occhio, abilitiamo la modalità vigile, che ci permette di stare attenti o comunque di non fare troppo casino nel caso in cui ci siano animali. Possiamo passare anche alla modalità allerta. È cambiato solo questo. Ma queste modalità, chiamiamole così, le dobbiamo controllare ragazzi, perché mentre ci attaccano, avere il giusto stato emotivo ci aiuta parecchio. Allora, questa zona noi l'avevamo già esplorata. Da quella parte c'è la savana e praticamente qui sopra si trova l'insediamento che nello scorso episodio abbiamo utilizzato. Le scimmie poi con il salto evolutivo si sono ritrasferite qui. Ma andiamocene via da questa zona. Più che altro ragazzi perché è un po' scomodo e ci sono un po' troppi animali. Infatti ho combattuto contro circa 5 serpenti e quel dannato leone ci ha attaccato diverse volte. Lì c'è un serpente. Qui c'è la tigre. Le tigri tra di loro sembrano non attaccarsi. Comunque, giocando un po' da solo, ho mangiato un po' di uova. E questo ci ha portato a migliorare anche la digestione. Addio coyote. Continuiamo a spaventare le tigri e andiamo verso il nostro accampamento di fiducia. Stiamo spingendo queste tigri lontanissimo. E se non ci danno fastidio, non è un problema. Cavolo, abbiamo il coccodrillo proprio qui vicino. Abbiamo spaventato però. No. Bastardo. Ma stavolta sei finito. Ragazzi, doveva andare così. E tra l'altro abbiamo un... Porca vacca! Vada via! Allora, ne abbiamo due ferite di scimmie. Quindi allontaniamoci immediatamente. Tra l'altro sono due scimmie che stanno portando dei piccoli. E questa volta... Oddio!
Queste tigri, porca vacca, le stiamo portando all'altra parte del mondo. Non ci fa niente se sono feriti. L'importante è arrivare all'accampamento. Qui ci sono gli elefanti. Magari evitiamoli. Al momento non possiamo litigare anche con loro. Quello che dovrò fare in questo episodio è raggiungere l'accampamento. Sistemarci un attimo. Vedere un attimo come stiamo messi con le abilità. Ma ragazzi, bisogna fare di nuovo un altro. No? Vattene. Abbiamo 3 feriti. Il che non è bene. Avanziamo, dobbiamo andare di là. Lì dovrebbero esserci delle cosine per curarci. Il coyote comunque è fastidioso perché non molla. Attacca una volta e continua. Ma giustamente è pieno anche di altri animali. Bene, ci siamo. Qui abbiamo le erbette e le cose che ci servono. Niente, oh. È tornata la cosa, eh. È tornata quella dannata iena. Ok, però sembrano tutti quanti ancora vivi. Io qui avevo anche lasciato delle cose. Allora, vediamo un attimo. Questo è quello che mi serve. Mi servono le piantine. Qualcosa dovrebbe esserci. Tra l'altro qui ci sono anche le gazzelle. Bene. Adesso dobbiamo soltanto trovare il ferito. Eccola qui. È una donzella. Vai. Applica questo. E a posto. Siamo pieni di energia. Ma per molte cose, ragazzi, non possiamo andare a sbloccare nient'altro. Niente. E tra l'altro ci serve la mutazione genetica. Con il 72% delle conquiste, 12 nascite e 0 morti, andiamo a fare un altro salto evolutivo. Le abilità, ragazzi, ne ho sbloccate parecchie già in passato. Quindi adesso, senza le relative mutazioni genetiche, non possiamo andare a migliorare più di tanto. E inizia a passare il tempo di nuovo. Allora, sto facendo, diciamo, in modo veloce adesso, perché parecchie cose, ragazzi, le ho scoperte nei video scorsi. Quindi se qualcuno è davvero tanto interessato alla scoperta, all'esplorazione, in queste zone, ragazzi, ci siamo già passati. Ci sono diversi episodi, quindi vi consiglio di andarli a vedere. Un milione di anni più veloce della scienza. E abbiamo fatto un ulteriore salto evolutivo di quasi 1,7 milioni. Il sistema nervoso e il sistema neuronale dell'Ardipithecus sono in grado di immagazzinare più dopamina. Perfetto. Quindi questo in combattimento ci permette di durare di più. Nel senso che non impazziamo, non scappiamo dalla paura il prima possibile. Guardate come lavorano.
lavorano sodo per migliorare. Ma salve. Ragazzi, sono cambiati, sono cambiati. E abbiamo anche i piccoli con noi. Che zona è questa qui? Di giù ci sono gli elefanti, no? Eh sì. Quella che abbiamo è una donzella anzianotta, ma sempre donzella. Ammazza. È pieno di energia, un adulto. Il mio terrore è quello che a un certo punto non si arrampichino più. Ammazza, vanno più spediti di prima. Bravi. È cambiata anche la voce. Sentite. Tra l'altro questo qui era l'insediamento dove bevevano in tre. E loro hanno scelto di stabilirsi qui dopo milioni di anni. Forse non hanno ragionato più di tanto, forse. Vieni qua. Ok, continua a crescere la dimensione del cervello. Ottimo, abbiamo già diverse abilità da poter sbloccare. Aspettativa di vita aumentata. Ottimo. Altra dopamina. Ragazzi, stiamo... Anabolismo acqua. Camminare in acque poco profonde consuma meno energia. Efficacia della vitamina K. Necessità affettiva. Quindi è una cosa che faranno per principio. È un bisogno che arriverà direttamente da parte loro. Ecco forse perché in questo passaggio evolutivo i figli li abbiamo già trovati. Non abbiamo dovuto farli noi, non abbiamo dovuto far figliare le scimmie. Praticamente sono passati quasi 5 milioni di anni e siamo arrivati a questo punto. In basso potete vedere le evoluzioni che abbiamo fatto, come erano le scimmie e come sono adesso. Sì, sono cambiate. Allora, dobbiamo andare a fare un po' di energia neuronale. E quale modo migliore se non cacciando? Ricordiamoci questa zona qui e partiamo. Allora, dopo 5 milioni di anni, credo che siamo abbastanza esperti per combattere qualsiasi cosa. Si potrebbe anche provare a combattere contro un elefante. Che ne dite? Il problema è che credo che per combattere contro un elefante... Ok, anche da soli possiamo spaventare il serpente. E fino a qui ci siamo. Il resto? Perché un serpente riusciamo sicuramente ad ucciderlo. L'abbiamo già fatto in passato e non è un problema. Mangiamo, va. Il problema della savana è comunque l'erba alta. Bisogna fare attenzione. Eccola. Che fai, attacca e te ne vai. Vogliamo provare ad attaccarli? Con un solo bastone? Un suicidio? Vai. Attacchiamo, attacchiamo, attacchiamo. No. Ammazza che finaccia la serpente. Ok, ok, ok. Allora, ho fatto uccidere. Io volevo attaccare... Mi dispiace attaccare l'elefante.
Però forse lo dovremmo fare per la scoperta. Siamo migliorati? Ragazzi, è andato l'elefanto. E lo abbiamo seccato con una facilità. Potrebbe servirmi un sasso. Non c'è nessun sasso qui. Cioè, una donzella così, con un bastone, ha sdrenato un elefante. Beh, questa carne te la sei meritata, abbastanza. Dovrei portare anche tutta quanta la truppa qui, perché un elefante sano non è che lo finiamo con una scimmia sola. Da quello che ho imparato, mangiando le cose in questo modo, quindi continuando a mangiare la carne, per esempio, che ci fa male, la nostra digestione migliora. Vedete adesso quanto poco dura alla fine l'indigestione? Prima dava molto più fastidio, adesso viene smaltita senza neanche bere. Diciamo che tutti quanti i nostri antenati che hanno sviluppato attacco, forza, motricità, qualsiasi cosa, beh, ci sono serviti perché abbiamo appena svelenato un elefante. Mentre loro mangiano, noi andiamo a potenziare quello che abbiamo sbloccato. Allora, da questa parte si potrebbe chiudere. Accuratissima, accuratissima, accuratissima. Piglia, no, porca vacca. Allora. Diciamo che possiamo continuare a scappare. Ma ci serve un'arma. Ci serve un'arma per dargli una bella botta. No, sali. Io stavo facendo proprio la recinzione per casi come questo. Sto utilizzando l'energia che comunque stiamo facendo con le nostre attività quotidiane e sto migliorando la comunicazione, in questo caso la necessità affettiva. Durante un passaggio generazionale, gli adulti formeranno automaticamente delle coppie e daranno alla luce un piccolo. Tutto ciò non fa altro che semplificarci la vita. Possiamo rallentare il tempo concentrandoci? Ok, quindi possiamo utilizzare la dopamina per rallentare il tempo e decidere cosa fare. Magari nel momento in cui ci sta attaccando qualcuno, rallentando il tempo possiamo capire chi è. Il fatto è che consumando la dopamina è un rischio, ragazzi, è un rischio. Prima di andare a cacciare il leone forse conviene andare a finire l'elefante. Non dovrebbe accadere nulla di strano, dovrebbe essere tutto sotto controllo. Siamo forti. Fermi tutti. Ok, continua a essere tutto sotto controllo. Comunque quel serpente è la seconda volta che mi frega, Eccolo, è da questa parte. Dannata tigre, leone. Vieni qua. Lascia sta gli altri. No, ci siamo pure fatti male. Cacciamolo. Sta messo male. Ma forse ho mancato il tempo. Potevamo seccarlo. Ragazzi, qualcuno si è mangiato la carne del nostro. È probabilmente proprio il leone, Era ferito, ha trovato un elefante. Che fai, non te lo mangi, sei un leone. E questo? Cavolo, è un frutto che non avevo mai mangiato. Ho rovinato. Figo, ma mangia, diretto.
Prendete questo. Poi, cambiate mano. Tanto adesso arrivi al leone, sicuro. Poi, modifica. Cambia mano. Applica. Dai, se lo fate siete geniali. Perfetto. Dai, miglioraci anche la comunicazione, che con questa cosa va alla grande. Alla fine questo insediamento non è male, non è male. Il leone stava rompendo le palle, ma l'abbiamo sgridato come si deve, anche se comunque ritornerà. L'elefante non gli basterà mai. Oggi ci muoviamo tutti insieme perché ci andiamo a fare proprio un giretto bello tranquillo. Porca vacca! Leone cafone. No, ho sbagliato il tempo, ho sbagliato il tempo. E adesso no, Adesso no. Ancora ci dà fastidio quando mangiamo la carne, eh. Però rispetto al passato va molto molto meglio. Ho potenziato il potenziabile, quindi andiamo a confermare tutte queste abilità e facciamo il cambio di generazione. Siamo pieni, pieni, pieni di mutazioni genetiche. Il problema è che ne servono tante altre per continuare comunque ad evolverci, ma queste mutazioni genetiche arriveranno soltanto con il passaggio degli anni. Quindi io, per questo episodio ragazzi, mi fermerei qui. Con il nostro salto evolutivo che ci ha portato quasi a 5 milioni di anni dall'inizio di questo viaggio, con un tempo di gioco di 41 ore, che comunque è abbastanza, quindi essendo arrivato all'Ardipithecus, mi reputo abbastanza soddisfatto perché l'abbiamo visto che sono un po' diversi. Comunque è cresciuto il cervello, hanno sviluppato comunque delle maggiori funzionalità, come per esempio riuscire a copiare determinate cose. Prima gli abbiamo permesso di curarsi tutti insieme. E è una cosa fenomenale, perché trovi una piantina, fai fare la stessa procedura a tutti e li curi tutti. Va molto bene. In più possiamo controllare il nostro stato emotivo, cosa che prima non era possibile fare. Ti agitavi appena arrivava una creatura e dovevi gestire bene la situazione tu giocatore. Potevi perdere la scimmia ogni 2 secondi. Adesso invece, se te la giochi bene, puoi spaventare molto più facilmente. Anche se sinceramente lo sto utilizzando anche abbastanza male, il cambio dello stato emotivo. Continuando a svilupparla ci porterà ad un'evoluzione. Abbiamo visto però che c'è stato un cambio anche nella voce. Iniziano a comunicare con suoni diversi rispetto al passato. Ma comunque a livello muscolare ancora dobbiamo fare delle evoluzioni, perché non riusciamo comunque a camminare in piedi quando vogliamo. Come sempre ragazzi, io vi ringrazio per essere stati qui con me. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo. Ciao ciao.